Se sono magnati! Grazie Alfredo per le chiare delucidazioni sul drammatico spopolamento di Rapa Nui. Se sono magnati! Tra di loro! Esatto, veri e propri atti di cannibalismo. Rimaniamo in contatto per gli sviluppi. Ma ora passiamo ad alcuni dati, direi allarmanti, che riguardano la scuola, i nostri giovani e, perché no, il nostro futuro. Il numero di persone tra i 30 e i 34 anni che hanno conseguito un titolo di studio universitario oggi è pari al 30% al nord, 21,6% al sud e il 90%. Ma attenzione, ci stanno richiedendo la linea e Alfredo, evidentemente ci sono stati degli sviluppi. Vai Alfredo! Ma il centro? Ma può essere che al centro non ci si fila mai nessuno? Che tra l'altro qua è pieno di laureati. Mamma per una vita mi ha sempre detto prendi il pezzo di carta, prendi il pezzo di carta. E io l'ho preso, quello dello scientifico. Ci ho voluto 7 anni, ma alla fine l'ho preso. Che ne so, Mario Tarquini ha fatto l'ITIS, è diventato perito ingegnere, ha preso una laurea in ingegneria, una in psicologia, una in filosofia e mo' sta fuori di testa. Lucia Pelacani, laureata in economia e commercio e mo' lavora in un vivaio. Che venderle le piante è brevissime. Solo che gli è more tutte. Ma se pure sfreddato. Vado da Stozzini, ah, Stozzini è un altro. Ha studiato tanto, poi alla fine ha aperto un bar. Pezzo di carta. Un pezzo di carta, non un pezzo di carta.